La protagonista del diario di bordo di questa settimana è la nuova Nissan Qashqai Black Edition. Si tratta di un'edizione limitata, talmente limitata che per l'Europa ne verranno prodotte soltanto 3.360. Cosa cambia tra questa e le altre Qashqai? Molto semplice. Partiamo dall'allestimento che si basa sulla Tecna. La Black Edition è fondamentalmente una versione premium dell'allestimento Tecna. Hai già numerosi optional cui si aggiungono i cerchi in lega di color nero da 19 pollici Hibiscus, il battitacco delle portiere personalizzato, le rifiniture esterne cromate all'anteriore e al posteriore e il tetto panoramico con sistema oscurante One Touch. Per la carrozzeria invece è stato utilizzato il color Pearlescent Black metallizzato. Sotto il cofano del modello che proviamo questa settimana c'è il motore 1.6 DCI da 130 cavalli, trazione anteriore e cambio X-Tronic. Come sempre sulla Qashqai si guida bene in alto e ad assistere il conducente c'è il sistema Nissan Safety Shield, del quale vi parleremo nel dettaglio nel corso dei prossimi diari di bordo. Al centro della plancia c'è un bel touchscreen ad alta risoluzione da 7 pollici, che include la radio DAB e il sistema di navigazione. Peccato solo che manchino i comandi vocali, che personalmente trovo sempre molto utili. Una piccola curiosità: stando a quanto dichiarato dalla casa negli stabilimenti inglesi, ogni minuto, o meglio per la precisione ogni 62 secondi, viene prodotta una nuova Qashqai. Incredibile, vero? E ora parliamo di prezzi. Questa versione costa 35.450 euro, mentre per la 4x4 occorrono 500 euro in più, ma si può avere solo con il cambio manuale. Direi che per oggi è tutto. L'appuntamento è per domani e per i prossimi giorni di questa settimana con il diario di bordo della Nissan Qashqai Black Edition.